Ciao fragoline, nuovo video. Allora, vi faccio vedere praticamente le cose che ho finito da mangiare e da bere. Praticamente prodotti finiti, food, in poche parole. Però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, così non vi perdete neanche un solo... Scusa, rompo tutto. Un solo video, lasciarmi un bel like e seguirmi su Instagram. Ok, iniziamo. Iniziamo da questo infusioni di tè. Praticamente questo qua è il lampone e il limone. L'ho preso al supermercato, costa 3 euro. Praticamente sono fatte bustine dove voi mettete dentro tipo nella tazza, aspettate 5-8 minuti, ovviamente con l'acqua fredda, 5-8 minuti e poi è pronto. Allora, non è male in senso che ti fa andare tante volte in bagno, cioè i liquidi te li elimina, per cui vai tante volte in bagno. È buono come prodotto. L'unica cosa che a me non piace il gusto, cioè il limone con il lampone, non è che vado così tanto pazza, preferirei il lampone che il limone. Io il limone lo odio, per cui così così non lo ricomprerei, anche perché il prezzo per 3 euro sono, adesso non mi ricordo quante bustine sono, 18 bustine, secondo me non ne vale la pena. E però vabbè, se lo volete provare ve lo consiglio. Io vorrei provare altri gusti perché ho visto che ce ne sono tanti di altri gusti e vorrei provare altri gusti, però non lo so, vediamo. Poi ho finito questi snack al cocco che l'ho presi ad Arese da Primark. Se non mi ricordo male, non voglio dire una cagata, in poche parole. Queste qui sono strabuone, sono tipo delle patatine al cocco, sono strabuone, per cui ve le consiglio, costano 1 euro. Qualcosa mi ricordo di prezzi. Costano 1 euro, sono buone, ve le consiglio. Io quando andrò lì li comprerò ancora perché sono ottimi. Passiamo ai noodles, che sono, li ho presi in Thailandia. In Thailandia costano pochissimi, cioè pochissimo a confronto qua in Italia, e sono molto molto buoni. Questo, se non sbaglio, contiene però, ah no, sono 180 grammi, scusate, e per 3 minuti sono pronti, sono fatti così. Ovviamente li ricomprerei ancora perché sono buoni e a me mi piacciono come... Vi ho fatto già la ricetta dove mettevo la carota, la zucchina e la salsa di soia. Sono strabuone, ve le consiglio, provateli. Potete trovarli sia sul sito della Thailandia oppure al supermercato qua in Italia. Però io mi sono trovata di più quelli in Thailandia che qua in Italia. Ovviamente qua è tutto scritto thailandese. Credo che riuscite a vederlo. Poi andiamo avanti velocemente. Ho provato questa zuppa valutata di zuppa di zucca e carote, 100% vegetale, pronta se non sbaglio in 3 minuti, 2 porzioni. Che in realtà solo io ne ho mangiata da sola e secondo me non sono 2 porzioni, perché questa va bene solo per una persona, non per due. Per cui comunque ve la consiglio, è strabuona, l'ho trovata al supermercato a 3-4 euro, non mi ricordo, il prezzo è un po' alto però ne vale la pena perché è strabuona, per cui ve lo consiglio se le volete provare, è ottima. Anche il gusto è buono. Volevo provare altre zuppe che ho visto al supermercato e le volevo provare tutte, per cui vi farò sapere poi come
quelle che proverò. Poi gli amati biscotti alla Nutella, quelli famosi che ha spopolato praticamente prima della quarantena, come sapete, e adesso non li compra più nessuno, chissà perché. Comunque non sono male, sono buoni, però cioè io non ne vado tanto matta. Sono buoni, in un giorno io faccio fuori solo questo pacchetto, 304 grammi, perché è irresistibile. Sono buonissimi, ma fanno male e giustamente non è che te le puoi mangiare tutti in un giorno come ho fatto io. No, veramente, c'era anche il mio ragazzo che l'ha mangiati, per cui in due abbiamo mangiato solo questo pacchetto. Ne ho comprati tanti. Ovviamente gli altri l'ho buttati, perché non è che vi faccio vedere tutti i pacchetti che io ho mangiato, però vi assicuro che li comprerei perché sono buoni, li comprerei di nuovo. L'ultima cosa sono le pandistelle, che praticamente sono usciti questi biscotti da 2 mesetti più o meno, anche questo sta spopolando in giro, sono buonissimi. Direi che tra quelli alla Nutella e questi qui, io forse preferirei questi, per farvi capire. Sono 2 biscotti dentro in questa bustina. Come vedete, io vi ho tenuto la confezione, così almeno. E praticamente è così la scatola. E non è male, sinceramente mi è piaciuto di più questi biscotti pandistelle alla crema che quelli lì a Nutella, sinceramente li vorrei ricomprare. Ne trovate 6 in ogni pacchettino piccolino qua, non mi ricordo perché non c'è scritto. Questo è senza olio di palma, non si sa mai se qualcuno poi gli interessa. Comunque questi qui sono ottimi, questi costano 3 euro, anche questi qua costano un bel po' perché ce ne sono dentro pochissimi, però non è male. Ovviamente ho visto che prima ne prendevano un casino di questi, andava di moda su Instagram a prendere un casino di questi biscotti, adesso nessuno li prende neanche più, per farvi capire come funziona quando va veloce qualche prodotto. E niente, questo praticamente sono stati le cose che ho mangiato, che ho finito, le cose più o meno che volevo farvi vedere. Le altre cose che ho assaggiato le ho buttate, perché ho detto se poi non interessano è inutile. Per cui vi ho fatto vedere le cose più buone, in poche parole, di come mi sono trovata io e quasi tutti, anzi tutti di quelli che vi ho fatto vedere sono i prodotti che mi sono piaciuti di più, per cui vi faccio vedere le cose che mi sono piaciute di più. Se volete ovviamente anche le cose che non mi sono piaciute, fatemelo sapere sotto in questo video. E niente, per fortuna questo video è durato pochissimo, anche perché c'erano pochissime cose. Fatemi sapere se ne volete un altro video, ovviamente di questa tipologia di mangiare, o anche tipo, non so, le bevande, se tipo la Coca-Cola, vabbè, chi non piace la Coca-Cola, vabbè. Comunque fatemi sapere. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, io ovviamente mi dimentico sempre che lo metto qua sotto e poi faccio così con la mano, vabbè. Attivate la campanellina così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Seguitemi su Instagram, io pubblico sempre lì qualcosa di quello che, cioè qua non pubblico quasi mai tutto quello che faccio, ma su Instagram sì. Un bel mi piace, non mi ricordo se l'ho già detto come sempre, e un bel commentino qua sotto. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e spero che vi ho detto tutto. Non lo so, fatemi sapere e poi diciamo che farò il video.
niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!